Lo sfregio di questa mattina perpetrato alla Basilica di San Marco ha suscitato sdegno e rabbia da parte di tutta la città di Venezia, dal sindaco Brugnaro al governatore Zaia. Azioni di fatto di vecchia politica per creare opinione, per farsi notare col fumogeno, con le televisioni. Allora l'appello va fatto ai giovani che non seguono questi esempi. Questi sono veramente esempi che ci portano sul niente. Noi li condanniamo perché sono atti semplicemente vili. Rispetto al massimo le proteste democratiche di tutti, ci mancherebbe, soprattutto se riguardano temi così importanti come quello del cambiamento climatico. Siamo appena, diciamo, abbiamo appena conclusa la COP28 e mi sembra di capire che da lì grandi segnali non ne siano usciti. Ma da qui andare a imbrattare la Basilica di San Marco piuttosto che altri edifici, direi decisamente no. L'episodio ha fatto scalpore anche a livello nazionale tra le più alte cariche dello Stato, sia il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che quello della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, hanno espresso ferma condanna e solidarietà alla città di Venezia. Tra le associazioni e cittadini c'è poi Venezia.com, da sempre attenta sentinella dei cambiamenti in centro storico. Abbiamo anche noi paura e non siamo tutelati dal governo, però non per questo andiamo ad imbrattare dei monumenti come la Basilica di San Marco e quindi speriamo che siano puniti come è giusto che siano puniti. Per fortuna il blitz, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, non dovrebbe aver lasciato alcun danno. Questa mattina operai e maestranze con il proto della Basilica, professor Mario Piana, erano subito al lavoro per ripulire. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione della procuratoria, così al telefono il primo procuratore, Carlo Alberto Tesserin. E spiace che siano giovani, perché i giovani possono avere tante idee positive da cercare di trasferire anche agli altri, ma non ci sembra che per salvare una realtà come San Marco e quello che i cittadini possono venire a vedere da tutto il mondo non hanno un'immagine positiva.